Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal refettorio antico dei frati minori cappuccini, per leggervi uno stralcio di una lettera che Padre Pio scrisse alle sorelle Campanile nel 1918. Lui era già qui a San Giovanni Rotondo e qualche giorno fa, possiamo dire proprio qualche giorno prima, era stato trapassato da una lancia, il fenomeno mistico della trasverberazione. E lui scrive: umiliati sempre ed amorosamente avanti a Dio e agli uomini, perché il Dio parla a chi veramente tiene il suo cuore umile dinanzi a Lui e l'arricchisce dei suoi doni. Ma la ragione vera per cui non trovi, o meglio non sempre riesci a far bene la tua meditazione, io la rivengo in questo, e non mi sbaglio: tu ti accosti a meditare ad una certa speciale attrazione congiunta con una grande ansietà di trovare qualche oggetto che possa far rimanere contento e consolato il tuo spirito, e questo basta per far che tu non trovi mai quel che cerchi e non posi la tua mente nella verità che mediti e il tuo cuore vuoto di affetti. Figlia mia, sappi che quando uno cerca con gran fretta e avidità una cosa perduta, la toccherà con le mani, la vedrà con gli occhi 100 volte e non se ne accorgerà mai. Da questa vana e inutile ansietà non te ne può derivare altro che una grande stanchezza di spirito ed impossibilità di mente di fermarti su quell'oggetto che tiene presente, e da questo poi, come da sua propria causa, una certa freddezza e stupidità dell'anima, specialmente nella sua parte affettiva. Non conosco altro rimedio a riguardo, all'infuori di questo, uscire da questa ansietà, perché d'essa è uno dei maggiori traditori che la vera virtù e sola devozione possa mai avere.